I sindaci del Sulcis Iglesiente chiedono il ripristino di un adeguato sistema sanitario territoriale. La RSU Carbo Sulcis sollecita la riattivazione del tavolo tecnico sui progetti di ricerca. Sabato e domenica a Carbonia sono stati celebrati i primi matrimoni post pandemia. A Iglesias il campo polifunzionale di ceramica tornerà presto a disposizione delle società sportive. Buongiorno, sono trascorsi 15 giorni ormai dalle prime aperture disposte l'11 maggio da alcuni comuni, 12 giorni da quelle ordinate dal Presidente della Regione il 14 maggio, 8 giorni dall'apertura più generalizzata e in Sardegna fortunatamente la situazione sanitaria continua a restare assolutamente sotto controllo. Anche nelle ultime 24 ore, infatti, non sono state registrate nuove positività al virus Covid-19 e anzi il numero totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza è sceso di 2 unità a 1.354 in virtù del fatto che erano stati accertati 2 falsi positivi ed erano stati questi precedentemente registrati a Oristano e a Sassari. Pochi sono stati effettivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, soltanto 277 e anche i casi testati, 263. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono scesi ancora comunque da 51 a 49. Sono ancora 3 ricoverati in terapia intensiva. In calo sono sia le persone in isolamento domiciliare, 179, sia gli attualmente positivi, 231. I pazienti dimessi guariti sfiorano ormai quota 1000. Siamo arrivati infatti a quota 994. Anche oggi non sono state registrate vittime. Il totale quindi è arrivato a 129. Basta a chiusure, trasferimenti, riduzioni, sospensione di servizi sanitari, ospedalieri e territoriali. A dirlo ad alta voce sono i sindaci dei comuni del Sulcis Iglesiente che su queste tematiche giovedì mattina terranno una conferenza stampa nei locali del poliambulatorio di San Giovanni Suergiu. Vediamo un servizio. L'emergenza coronavirus da quasi 3 mesi sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, in particolare quello pubblico, ma in molte realtà anche quello privato. E purtroppo, concentrando gli sforzi sulle azioni di contrasto e prevenzione della pandemia, in molti casi sono state trascurate altre patologie e le carenze in campo sanitario si sono acuite. Di fronte ad una situazione sempre più preoccupante, i sindaci dei comuni del Sulcis Iglesiente dicono basta a chiusure, trasferimenti, riduzioni, sospensione di servizi sanitari, ospedalieri e territoriali. Dal 2017 ad oggi abbiamo in più occasioni diffuso note stampa con le quali evidenziavamo criticità legate a chiusure, trasferimenti, riduzioni, sospensioni di servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, scrivono in una nota. Queste portate avanti in dispregio dei processi di riordine e di riforma del sistema sanitario regionale, il depotenziamento dei servizi periferici e delle cure intermedie presenti presso le strutture mediche territoriali in alternativa a ricovero in ospedale, ormai è evidente. Non ultima, dal mese di giugno, la chiusura presso i poliambulatori di San Giovanni Suergiu, Calasetta, Narcheo e Sant'Ali del servizio di diabetologia. Punti prelievo, servizi ambulatoriali, screening territoriale sono stati sospesi, ridotti, trasferiti e spesso chiusi. Le dotazioni organiche mediche e infermieristiche sono al collasso e fortemente sofferenti per il mancato turnover e le sporadiche assunzioni, aggiungono i sindaci dei comuni del Sulcis Iglesiente. In un territorio di circa 128.000 abitanti, i sindaci da anni continuano a registrare i servizi sociosanitari frammentati e non comunicanti tra loro, se non del tutto inesistenti, che non permettono di dare un'adeguata risposta ai cittadini. Alla vigilia della discussione in Consiglio regionale della riforma del sistema sanitario regionale, approvata prima dalla Giunta, poi dalla competente commissione consiliare, i sindaci dei comuni del Sulcis Iglesiente hanno convocato una conferenza stampa itinerante su queste tematiche che si terrà giovedì 28 maggio 2020 alle ore 10 presso il poliambulatorio del comune di San Giovanni Suergiu. Questa mattina il sindaco di Sant'Antioco, Ignazio Locci, ha incontrato il direttore del distretto sociosanitario delle isole facente funzioni, Aldo Azzori, presso la Casa della Salute di Sant'Antioco. Una struttura ampia e moderna che tuttavia può e deve dare molto di più in termini di servizi al cittadino al fine di fornire quella risposta alla domanda di salute di prossimità invocata da tempo. Abbiamo parlato del tema della continuità con la medicina di base, ha commentato Ignazio Locci, del funzionamento a regime del punto unico di accesso, nonché dell'integrazione delle politiche sociali con i servizi di medicina di base territoriali.
L'istituzione del distretto delle isole necessita del completamento del disegno di governo del territorio, con la previsione dell'istituzione di un PLUS, il piano locale unitario dei servizi alla persona, staccato dall'ufficio di Cremona e dedicato essenzialmente alle isole di Sant'Antioco e San Pietro. Un progetto su cui concentreremo l'attenzione. Nel corso dell'incontro, il primo cittadino di Sant'Antioco ha inoltre chiesto l'implementazione dei servizi ambulatoriali specialistici ed il potenziamento del servizio amministrativo, soprattutto in questo momento di pandemia, al fine di andare il più possibile incontro alle esigenze dei cittadini. La Casa della Salute, ha concluso il sindaco di Sant'Antioco, deve essere quel luogo vicino e agevolmente riconoscibile nel quale l'assistenza avviene attraverso l'azione congiunta dei medici di famiglia con i professionisti della ASSL, supportata da una struttura amministrativa efficace e rispondente alle richieste. Riapriremo ora un confronto sereno e proficuo con la Regione Sardegna e con l'ATS al fine di giungere in breve tempo alle giuste soluzioni. Rimaniamo in tema di sanità. Il presidente dell'OPI di Carboni Iglesias, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Graziano Lebiu, ha inviato una nota al direttore della ASSL di Carboni, Ferdinando Angelantoni, sulla fruibilità dei servizi ospedalieri e territoriali. Graziano Lebiu chiede se nella ripresa dal controllo alla diffusione del Covid-19 nel Sulcis Iglesiente la direzione dell'ASL abbia pianificato modalità e attività che gradualmente possano garantire il ritorno alla fruibilità di servizi sanitari in ambito ospedaliero e territoriale. La sospensione di essenziali prestazioni sanitarie e specialistiche in importanti comuni che insistono nelle competenze prerogative di ASSL Carbonia, ad esempio prelievi ematici per assistitività o visite diabetologiche, e che si aggiungono alle diverse progressive e diffuse chiusure di presidi territoriali e in alcuni casi ospedalieri, deve volgere al termine pur nel rispetto di decreti, ordinanze, delibere, regolamenti, circolari a tutela della salute collettiva e degli operatori sanitari in back e front office. Se messi in condizione dalla sua direzione, ha concluso Graziano Lebiu, gli infermieri faranno la loro parte nel proseguo dell'allerta e del contenimento dei rischi di contagio, ma ora più che mai necessitano di non essere considerati ingranaggio marginale nella fase 2, non meno rilevante della fase 1, che ha fatto emergere criticità e limiti del Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto in materia di sicurezza e salute sul lavoro e nell'organizzazione di ambienti di cura e di assistenza Covid-19 dedicati o Covid-19 non previsti. La RSU Carbo Sulcis sollecita la riattivazione del tavolo tecnico Carbo Sulcis sui progetti di ricerca Spirulina 2.0 e Fede. Vediamo in proposito un servizio. Apprendiamo con soddisfazione i contenuti della deliberazione di giunta regionale dello scorso 8 maggio che riconosce la validità dei progetti di ricerca proposti dalla Carbo Sulcis. Lo scrive in una nota la rappresentanza sindacale unitaria della Carbo Sulcis. Il tutto, aggiunge la nota, passa attraverso la legge regionale numero 7 del 7 agosto 2007, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna ed il finanziamento che riguarda il progetto strategico Spirulina 2.0 in favore dell'Università degli Studi di Cagliari e della Carbo Sulcis S.p.A. ed il progetto FEDE, progetto di ricerca e sviluppo per innovazione di prodotto per fertilizzanti e disinquinanti ecologici in favore di Carbo Sulcis S.p.A. Entrambi i progetti rientrano nella tipologia degli interventi che dovranno tendere al rafforzamento internazionale della Regione Sardegna e contribuire ad attrarre grandi imprese innovative e favorire quindi la collaborazione con il sistema della ricerca e dell'innovazione isolano. Questi progetti di ricerca, sostiene ancora la RSU della Carbo Sulcis, oltre al già noto progetto ARIA, potrebbero permettere di guardare oltre il piano di chiusura della miniera. Progetti che debbono mettere al centro il lavoro delle professionalità presenti all'interno della miniera e non solo, che potrebbero costituire un'opportunità futura per questo territorio. Sono passati 3 anni dall'ultimo incontro tecnico sul nuovo piano industriale della Carbo Sulcis. Poiché il tempo non è una variabile indipendente, conclude la RSU Carbo Sulcis, è opportuno e non più rinviabile riprendere il percorso interrotto alcuni mesi fa. Per questo motivo chiediamo la convocazione, nelle modalità più opportune visto il periodo, per la ripresa delle discussioni sul futuro dei lavoratori della Carbo Sulcis. I matrimoni sono stati sospesi per cause di forza maggiore nel periodo più grave dell'emergenza da coronavirus,
ma nella fase 2 del Covid-19 sono ripresi per la gioia indubbiamente di tante coppie, matrimoni un po' atipici indubbiamente, diversi dal consueto, senza assembramenti e con il rispetto della distanza interpersonale tra gli invitati, ma con la stessa solita immensa felicità che unisce due persone che si dicono sì. Il primo a Carboni è stato celebrato sabato dalla Presidente del Consiglio Comunale Daniela Marras. Domenica poi il sindaco Paolo Massida ha unito in matrimonio l'assessore dei servizi sociali del comune di Carbonia Loredana La Barbera con il compagno Paolo Zandera. L'amministrazione comunale non ha perso occasione per augurare a tutti gli sposi di Carbonia una lunga e felice vita insieme. Vediamo ora un servizio che è stato realizzato da Massimo Saiu sabato in occasione del primo matrimonio post pandemia. Sono Daniela Marras, Presidente del Consiglio Comunale. Oggi ho il piacere di celebrare un primo matrimonio dopo l'emergenza sanitaria, anche se ancora in corso, però siamo nella fase 2, quindi sono riaperte le celebrazioni dei matrimoni. Oggi ci sarà la prima celebrazione di matrimonio civile fra due giovani ragazzi che hanno un entusiasmo nella vita e vogliono iniziare il loro percorso insieme. Lei, signor Intera Mirko, intende prendere in moglie la qui presente? Carta Marta? Lo voglio. Lei, signorina Carta Marta, intende prendere in marito qui presente Intera Mirko? Sì. In nome della legge dichiaro che lei, signor Intera Mirko, e lei, signora Carta Marta, siete uniti in matrimonio. Allora, la festa si poteva anche rimandare, però... Il tutto doveva essere fatto oggi perché era predestinato a essere questo giorno e per noi non c'era virus o cosa che tenga perché questa cosa andava fatta e basta. Il sistema turistico sardo è stato messo in ginocchio dalla crisi causata dal coronavirus e la categoria delle guide turistiche è una tra le più penalizzate dall'epidemia. Parliamo di oltre 3.000 guide turistiche regionali e di circa un migliaio di guide ambientali che si sono dovute fermare e ora stanno cercando di ripartire con tanta fatica. Come se non bastasse, nel progetto regionale di ripartenza le guide turistiche non sono state prese in considerazione, sostengono i progressisti in Consiglio regionale, e si trovano ora in una situazione di stallo, in quanto non sono state definite le linee guida per poter operare in totale sicurezza. Il grido d'allarme arriva da Maria Laura Orru, consigliera regionale appunto dei progressisti. È inaccettabile, sostiene, che una giunta che parla di ripartenza dal turismo sicuro e dalla valorizzazione delle nostre risorse ambientali e culturali en plein air non stia dando risposte concrete a un settore trainante per l'economia regionale. Pare un controsenso, conclude, che proprio la categoria delle guide turistiche sia stata dimenticata, considerando che possono contingentare e dirigere i loro gruppi, garantendo il rispetto delle regole e infine una fruizione intelligente del territorio. Con il bel tempo ed il mare calmo, continuano gli sbarchi di migranti sulle coste del Sulcis. Nella sola giornata di ieri, 25 maggio, ne sono arrivati ben 40. I primi 23 intercettati su due barchini provenienti dall'Algeria, a circa 10 miglia dalle coste sud-occidentali della Sardegna. 12 di questi sono stati trasportati al porto canale di Cagliari, gli altri 11 sono arrivati al porto di Sant'Antioco su un'imbarcazione della Guardia di Finanza. I restanti 17 migranti sono arrivati in serata, tutti, dopo i consueti accertamenti di rito, sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastiro. A Iglesias, il campo polifunzionale sito in località Ceramica tornerà presto nella disponibilità delle società sportive. Vediamo come in questo servizio. Sono terminati i lavori di riqualificazione degli impianti elettrici di illuminazione del campo sportivo polifunzionale di Iglesias in località Ceramica, un intervento realizzato in sinergia dall'assessorato dello sport e dall'assessorato dei lavori pubblici per un importo complessivo di 385.000 euro di spesa. Dopo un anno di lavori, finalmente il campo di ceramica potrà presto essere restituito all'attività agonistica, ha spiegato il sindaco Mauro Usai. Vogliamo ringraziare tutte le persone che si sono adoperate per poter ripristinare l'illuminazione nel campo polifunzionale.
un primo passo necessario per poter realizzare gli altri interventi e rendere quindi la struttura pienamente operativa. Passo dopo passo restituiremo alla città di Iglesias impianti sportivi degni di questo nome. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore dello sport Claudia Sanna. Sono estremamente felice e grata, ha detto a chi ha creduto nell'investimento. Tutto ciò è servito a non lasciare tante società sportive senza una casa e a permettere a tanti giovani di potersi allenare nella loro città. Un importante investimento, ha concluso l'assessore dei lavori pubblici Vito Di Daci, per un intervento che rappresenta la realizzazione di quanto contenuto nelle linee programmatiche dell'amministrazione. Le opere pubbliche continuano. Proseguono a Carbonia i sopralluoghi della seconda commissione consiliare con la partecipazione del direttivo del comitato di quartiere di Serbariu. Ieri il direttivo ha accompagnato i membri della commissione in un sopralluogo nella frazione di Medadeddu, dove mancano totalmente o parzialmente servizi urbani minimi quali sono manto stradale e illuminazione. Medadeddu è da tempo interessata da un forte traffico proveniente da e per la strada provinciale, causa di usura degli asfalti, nonché di una sensazione di pericolo generale percepita dagli abitanti residenti, derivata dal traffico che soprattutto nelle ore di punta e soprattutto in estate si snoda nelle strette stradine della frazione cittadina. Mancano ancora segnaletica stradale orizzontale e verticale, con limiti di velocità ridotti e dissuasori. Tra le problematiche segnalate vi è quella del ponte sul rio Santo Milano, la cui ben nota pericolosità è accentuata dal progressivo arrugginimento del parapetto che risulta in più punti non fissato alla muratura. La mancanza di una panchina pensilina e della cartellonistica nella fermata del bus, nonché quella della lottizzazione di via Vasco da Gama, dove diverse decine di famiglie vivono senza illuminazione pubblica, con marciapiedi invasi da rovi e con fogne che di sovente si mischiano alle acque piovane per poi traboccare, creando anche una situazione sanitaria decisamente precaria. La commissione e il direttivo sono ripromessi di incontrarsi nuovamente prossimamente per un ulteriore sopralluogo nella frazione di Sirri, da tenersi in data da stabilirsi comunque in tempi rapidi. La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Desiree Manca, ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale per chiedere al presidente Cristian Solinas e all'assessore dei lavori pubblici Roberto Frongia di intervenire con urgenza per assicurare l'aggiornamento della carta e del regolamento da parte del gestore del servizio idrico integrato. Fornire tutte le informazioni utili ad aggiornate a tutela dell'utente è un'attività che purtroppo viene snobbata da Banoa ormai da anni, sostiene Desiree Manca. Ancora oggi, infatti, a Banoa non ha provveduto a pubblicare la carta del sistema idrico integrato aggiornata sul sito istituzionale dell'azienda, in cui compare un documento più che datato che risale addirittura al 2014. Questo comportamento, conclude la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Desiree Manca, non solo denota il mancato rispetto da parte del gestore idrico per l'utenza, ma significa anche che ad oggi a Banoa non ha ancora recepito le importanti disposizioni dettate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, ARERA, a partire dal 2015 a tutela dell'utente. Poste Italiane sostiene le comunicazioni del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la violenza sulle donne ed è al fianco nelle iniziative di sensibilizzazione. Sui monitor dei 102 sportelli Postamat ATM presenti nella città metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna sono visibili i messaggi istituzionali. Il numero verde è l'app 1522 per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di violenza, stalking e maltrattamento. Poste Italiane ha da tempo sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero per le Pari Opportunità che prevede la realizzazione di iniziative in grado di rendere più efficaci e incisive le campagne di comunicazione promosse e realizzate dal Dipartimento, al fine di consentire una capillare diffusione sul territorio nazionale. In tal modo Poste Italiane concorre alla promozione dei principi di pari opportunità, di contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione, coerentemente con il suo ruolo di azienda socialmente responsabile. Concludiamo con una notizia di servizio. Il Comune di Carbonia ha emesso i mandati di pagamento relativi al contributo integrazione affitti in favore dei beneficiari per l'annualità 2019. Gli interessati riceveranno nei prossimi giorni l'accredito sul conto corrente ad essi intestato e pertanto non dovranno recarsi in banca per la loro riscossione. Si tratta di un supporto per le famiglie a basso reddito che, non possedendo una casa di proprietà, ha commentato il sindaco Paola Massidda, devono sobbarcarsi ingenti spese per l'affitto di un'abitazione in cui vivere. I beneficiari del contributo sono cittadini residenti nel comune di Carbonia, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale, di alloggi di proprietà privata, siti nel comune di Carbonia e occupati a titolo di abitazione principale.
Era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per la visione e l'ascolto fin qui prestate e vi do appuntamento ovviamente alle prossime edizioni. Buona giornata.